La verifica è un passo importante per ogni partner di Ultima Business. Attraverso la fase di verifica mantieni la legalità e la sicurezza del sistema e ottieni il massimo da esso. In questo tutorial scoprirai come verificare il tuo account Ultima Business. Accedi al tuo account Ultima Business e nell'angolo in alto a sinistra vedrai il tuo stato di verifica. Ora, nell'angolo in alto a destra, clicca sull'icona del tuo account e vai alle impostazioni dell'account. Successivamente verrai indirizzato all'interfaccia di SmartPass. Nel menu di sinistra seleziona la voce Verification. Compila attentamente tutti i campi: nome, cognome, sesso, data e luogo di nascita, cittadinanza e dati del passaporto. Tieni presente che tutti i campi devono essere compilati in caratteri latini. Importante, nella compilazione del modulo non è consentito utilizzare simboli come la virgola, nei campi luogo di nascita e rilasciato da, e il punto nel nome. Una volta compilato il modulo, clicca su Salva. Se il tuo documento non ha una data di scadenza, puoi inserire nell'apposito campo una data successiva di 5 anni rispetto a quella attuale. Successivamente, passa alla seconda parte della compilazione del modulo di verifica, il caricamento delle foto dei tuoi documenti. Devi caricare due file, una foto o una scansione delle pagine principali del passaporto o della carta d'identità e una foto o un selfie di te che tiene il passaporto aperto sulla pagina principale. Se una parte dei dati indicati del modulo è riportata nel retro del documento, carta d'identità, carica una foto di entrambi i lati del documento. Tieni il documento in modo che tutte le informazioni siano chiaramente visibili. Una volta caricati i documenti, clicca sul pulsante Verifica. Ora passiamo alla fase successiva, l'inserimento dell'indirizzo. Compila con attenzione tutte le righe. Ricorda che il modulo di verifica deve essere compilato solo in lettere latine. Dopo aver compilato il modulo, non dimenticare di salvare le modifiche. Se il tuo paese fa parte dell'UE, dovrai verificare il tuo indirizzo di residenza caricando i documenti per la verifica dell'indirizzo. Dovrai caricare una foto o una scansione delle pagine principali del tuo passaporto o della tua carta d'identità. Se non hai un passaporto o una carta d'identità, è sufficiente una foto o una scansione di un altro documento ufficiale o dell'estratto conto di una carta di credito, una bolletta, una lettera di enti governativi, documenti assicurativi, estratti conto bancari e bollette telefoniche. Il documento deve essere stato rilasciato nei 3 mesi precedenti alla data di caricamento. Tieni presente che i documenti devono essere in formato JPEG o PNG. Se il tuo paese non fa parte dell'UE, non è necessario confermare il tuo indirizzo. Tieni presente che accettiamo documenti in lingue basate sull'alfabeto latino e cirillico. Se il documento è rilasciato in una lingua basata su un altro alfabeto, sarà necessaria una traduzione autenticata. Ti informeremo non appena il tuo account sarà verificato. In caso di domande sul modulo, verrai contattato dal nostro team di assistenza. Pertanto, ti consigliamo di controllare l'email a cui è registrato il tuo account SmartPass.